Buongiorno ai nostri ascoltatori di Uslow Web Radio, siamo tornati con speciale adeguamento privacy con una puntata dedicata alla videosorveglianza. E qui con noi Alessandro Del Ninno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Alessandro è un notissimo collega che si occupa di privacy da tempi non sospetti e oggi ci aiuterà a capire meglio queste nuove linee guida del Comitato Europeo che, se non sbaglio, Alessandro, non sono ancora in versione definitiva, ma è finito il periodo, diciamo, per le osservazioni, dico bene? Esattamente, le linee guida sui trattamenti svolti mediante apparati video, chiamiamole le linee guida sulla videosorveglianza, che è un termine familiare, sono state messe a luglio in consultazione pubblica. Il periodo di consultazione pubblica si è concluso il 9 settembre. Il 10 settembre c'è stata la 13ª riunione del Comitato Europeo, ma non ha affrontato ovviamente il giorno dopo l'adozione definitiva di queste linee guida. La prossima riunione del Comitato è prevista per l'8 ottobre e quindi diciamo che tra qui e senz'altro le prossime tre riunioni, 8 ottobre, 14 novembre e 13 dicembre, dovremmo avere il provvedimento definitivo. Tu hai depositato delle osservazioni o ti hanno segnalato delle osservazioni particolari? Io ho depositato alcune osservazioni relative ad alcune lacune del provvedimento, per esempio al fatto che non si parlasse dell'obbligo di nomina del rappresentante nell'Unione Europea per i sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 3,2 del GDPR, che prevede che se ci sono titolari del trattamento al di fuori dell'Unione Europea non ubicati, che svolgono però trattamenti di monitoraggio e attraverso sistemi di videosorveglianza questi trattamenti si svolgono, questo è uno dei presupposti fattuali e organizzativi che determina l'obbligo di nominare un rappresentante nella UE. Quindi questa è una delle vicende, la meno tecnica, poi se vuoi posso approfondire, però magari annoiamo gli ascoltatori che sono più interessati ad aspetti pratici ed organizzativi. Aspettiamo quindi di vedere la versione definitiva, però intanto già questa prima, diciamo questa prima parte, insomma, del documento adottato a luglio, insomma, ci sono alcune parti interessanti. Ecco, nella prima parte volevo chiederti se secondo te va, diciamo, a cambiare un po' l'approccio sull'analisi del rischio, nel senso che giustamente si ritorna molto sul tema della liceità, cioè non applicare sempre la videosorveglianza comunque, ma andare proprio a documentare nelle situazioni nel caso specifico, e mi sembra che anche gli esempi siano in qualche modo interessanti. Assolutamente. Allora, devo dire che questo provvedimento riporta in auge dei principi che nel primo provvedimento italiano sulla videosorveglianza del 2004 erano indicati, che poi non sono stati replicati in quelli successivi fino anche a quello vigente del 2010. Mi riferisco per esempio al documento di valutazione delle scelte, che nel provvedimento del garante italiano sulla videosorveglianza del 2004 era un obbligo, cioè si doveva spiegare perché si fosse scelto il sistema della videosorveglianza, che è il più invasivo dal punto di vista dei diritti dei soggetti ripresi, in luogo di altre soluzioni tipo tornelli o personale vigilante che erano ritenute meno invasive. Ecco, per esempio, questa documentazione delle scelte oggi tradotta in termini di articolo 5,2, il famoso principio dell'accountability, della responsabilizzazione, è reintrodotto nella linea guida 3 del 2019, per cui il titolare del trattamento deve in primo luogo giustificare e documentare il perché ha scelto un sistema di videosorveglianza in luogo di strumenti di controllo meno invasivi. Dopodiché ovviamente ci sono alcuni aspetti in generale dal punto di vista dell'organizzazione e delle prescrizioni che sono nuovi per il titolare del trattamento. Mi riferisco ad esempio agli obblighi di informativa. Come tutti i colleghi sanno, l'articolo 13 del regolamento generale introduce contenuti informativi nuovi per ogni trattamento. Penso ad esempio alla indicazione dei tempi di conservazione dei dati, o se ci sono trasferimenti all'estero, o l'indicazione dell'interesse legittimo se questa è la base.
ovviamente questi contenuti informativi nuovi si applicano anche al trattamento mediante videosorveglianza, tant'è vero le linee guida prevedono dei nuovi cartelli, ecco questo è interessante, nel senso che i cartelli in allegato al provvedimento generale del Garante Italiano del 2010 non sono più sufficienti, poi verremo anche, arriveremo al discorso del rapporto tra queste due sette di linee guida, però ecco i nuovi cartelli in allegato, cioè un allegato grafico alle linee guida, sono un nuovo strumento organizzativo che quando entreranno in vigore i titolari del trattamento dovranno ovviamente installare. Altri principi invece. Ecco, ti interrompo un attimo sul cartello, perché è una cosa interessante. Tu reputi, insomma, visto il nuovo modello del cartello, che si possa parlare di informativa minima, nel senso che effettivamente ci sono anche molte informazioni, dal punto di vista grafico non potrebbe, diciamo, in tutte le situazioni essere così, così immediata forse l'informazione, cosa ne pensi? Assolutamente è così, intanto le linee guida prevedono un doppio livello informativo, chiamato primo strato e secondo strato. Il cartello è il primo strato, e cioè quello in cui riassuntivamente vengono date le informazioni principali e più importanti, chi è il titolare del trattamento, quali sono le aree riprese, mentre nel secondo strato vanno a confluire informazioni di dettaglio, e c'è un collegamento obbligatorio tra primo e secondo strato. Le linee guida suggeriscono per esempio di introdurre dei QR code o di introdurre nel primo strato degli elementi che avvertano il soggetto interessato dove può trovare l'informativa estesa, chiamiamola così. Nel secondo strato andranno a confluire informazioni sempre obbligatorie, ma meno rilevanti al primo impatto, quindi tempi di conservazione delle immagini, se c'è un trasferimento extra o è delle immagini, i soggetti che ricevono in comunicazione le immagini o se queste vengono diffuse. Quindi l'obbligo informativo è l'aspetto più rilevante dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi, perché questi nuovi cartelli imporranno sì un set minimo di informazioni, ma che è molto più dettagliato rispetto al cartello che appare un po' elementare, quello della videocamerina con il riferimento vecchio all'articolo 13 del codice. Oggi questi cartelli, ci si potrà valere del formato grafico in allegato alle linee guida, nel primo strato obbligano i titolari a fornire informazioni minime ma più di dettaglio rispetto a quelle che erano abituati a fornire. Nel secondo strato c'è libertà di modalità di resa dell'informativa, la possiamo appendere in una bacheca all'interno dei locali, rilasciare un bancone, indicare il sito web dove trovarla con un link nel primo strato, o come suggeriscono indicare un QR code direttamente nel cartello del primo strato che apra l'informativa estesa una volta che il codice viene letto. Insomma, la generica esigenza di sicurezza dei cartelli attuali, lo dicono anche proprio queste linee guida, non è più sufficiente, quindi prevediamo una moria dei cartelli che sono oggi in uso. Hai assolutamente ragione, perché in primo luogo non è sufficiente, ma non è neanche più sufficiente dal punto di vista non solo del cartello, ma della giustificazione, perché nel documento che oggi diventa obbligatorio di documentazione delle scelte, io devo applicare l'articolo 5,2, quindi il principio di accountability, e spiegare il perché. Anzi, un aspetto che può interessare gli ascoltatori è che le linee guida prevedono quelle che io ho chiamato la granularità delle finalità, e cioè per ogni finalità per cui io installo un sistema di videosorveglianza, tutela del patrimonio, controllo del magazzino, monitoraggio lecito ovviamente dei lavoratori, ecco, su ogni finalità io devo spiegare il perché ho deciso di avvalermi di un sistema di videosorveglianza invasivo per natura e non di altri sistemi, quindi il documento non potrà nemmeno più fare riferimento a generica necessità di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza, si dovrà spiegare nel contesto specifico perché io, titolare del trattamento, ho ritenuto di poter installare un sistema di videosorveglianza rispetto al mio contesto e alle mie finalità precise. Cito qualche esempio delle linee guida per i nostri ascoltatori. Ad esempio si dice: se hai già subito degli incidenti devi documentare gli incidenti passati, ad esempio ipotesi di furto o di atti vandalici, oppure devi aprire un nuovo negozio, sei in una zona a rischio vandalismo, allora puoi usare delle statistiche per documentare questa cosa. Quindi insomma, in generale non puoi intervistare i negozi vicini se non hai se hanno subito atti vandalici o rapine, e allegarli
queste interviste nel documento. Diciamo che a livello pratico è un po', fa un po' sorridere, io non credo che chi deve aprire un negozio e deve mettere installare la videosorveglianza vada a fare questo, però ecco, questo è un elemento assolutamente concreto di come si giustifica la scelta. Un altro elemento, vedevo sempre su questo aspetto, è che dice anche la stessa, diciamo, visione live oppure con registrazioni deve essere oggetto di documentazione di scelta. E qui c'è la questione che spesso invece l'azienda compra, diciamo, un sistema e lo utilizza così com'è, quindi non c'è una vera scelta nella fase della progettazione. E quindi qui mi sembra che il consulente, avvocato, insomma, pure altra figura, debba essere in grado di mediare anche tra quello che offre il mercato e quello invece che l'azienda deve fare per adeguarsi a questa normativa. Ecco, dai un consiglio per me di straordinaria rilevanza che anche io confermo e approvo, non solo sui sistemi di videosorveglianza, no? Quelli, ma anche per esempio sui sistemi di trattamento dei dati biometrici. Pensiamo a un'azienda che sostituisce il badge per il controllo della presenza del lavoratore con sistemi di registrazione dell'impronta digitale, li compra così come sono e ci sono stati casi di inutilizzabilità, nonostante poi il fornitore vada a promettere non meglio specificate certificazioni del prodotto o del sistema. Ovvio che tutti questi sistemi che si basano sul trattamento dei dati personali devono essere verificati a monte. Io ho molta nostalgia di quello che era il vecchio disciplinare tecnico del codice, che aveva al punto 25 un obbligo di straordinaria utilità, la dichiarazione di conformità alla disciplina sul trattamento dei dati quando si comprava un prodotto o un servizio. Ecco, anche se questo non è più una misura di sicurezza minima vigente, rimane che ovviamente il consiglio di verificare ciò che si acquista a livello di servizio, di prodotto, di software, che implica ovviamente il trattamento dei dati personali, scala al GDPR. Quindi da questo punto di vista il consulente e l'avvocato fa un ottimo servizio al cliente, al quale dica prima di comprare verifichiamo le specifiche tecniche, funzionali e operative del prodotto o del servizio e io te ne certifico dal punto di vista legale la conformità al regolamento europeo. Quindi insomma bisogna mettere un po' le mani in pasta, non basta il documento da chiudere nel cassetto, chiaramente. E invece Alessandro, entrerei un po' nel merito di come questo documento si relaziona con il provvedimento del garante del 2010, perché mi sembra che questo rapporto sia tutt'altro che scontato e non possa essere risolto per vari motivi con una semplice, diciamo, sostituzione sulla base, insomma, del fatto che è più recente, quando sono autorità diverse, basi diverse, eccetera. Tu come hai ricostruito, diciamo, questo collegamento? Allora, intanto in virtù del principio di indipendenza tanto del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati quanto di ciascuna delle autorità nazionali, è ovvio che l'entrata in vigore delle linee guida non può avere alcun effetto abrogativo diretto del provvedimento del garante del 2010. Anche perché sia le linee guida, ma sia l'articolo 154 bis del codice e la privacy nella versione vigente, prevedono il potere, le linee guida delle autorità nazionali di prescrivere indicazioni sulla videosorveglianza aggiuntiva. E quindi, se vogliamo, quelle che ora ti dirò, secondo me restano in vigore, possono considerarsi indicazioni aggiuntive che oggi, anche quando entreranno in vigore le linee guida, restano applicabili. Faccio un esempio pratico per i nostri ascoltatori. Il fatto che il provvedimento del 2010 prescriva l'illuminazione notturna dei cartelli della videosorveglianza, ed è un obbligo sulla base del quale ho visto applicare sanzioni da parte dell'autorità, è un obbligo che continua ad applicarsi, perché lo vediamo come integrativo dei principi dettati dalle applicabili linee guida 3 del 2019. Il problema più generale che c'è è che, questo su tutti i provvedimenti del garante, il problema più generale è che noi abbiamo un'unica norma, che è il quarto comma dell'articolo 22 del decreto legislativo di coordinamento 101 del 2018, che dice che rispetto ai provvedimenti del garante, questi restano in vigore se compatibili con il GDPR, ma chi abbia la qualifica per determinare la compatibilità, nessuno ce lo dice. Cioè, io per esempio potrei ritenere un provvedimento del garante incompatibile con il GDPR,
dico al cliente disapplicano, poi arriva il garante o le autorità, perché ormai le ispezioni possono essere anche delle autorità europee, invece quel provvedimento viene ritenuto compatibile con il GDPR e quindi applicabile. Quindi c'è un, a livello di normativa nazionale, una grande incertezza. Sicuramente però dal punto di vista interpretativo il problema pratico si può risolvere in questo modo. Intanto il provvedimento del 2010 resta in vigore per quelle parti che possiamo considerare integrative e specifiche delle linee guida 3 del 2019, quindi penso ad esempio, un esempio l'ho già fatto, quello dell'illuminazione notturna, però penso alle parti del provvedimento sull'applicazione settoriale delle norme sulla videosorveglianza negli ospedali piuttosto che nei rapporti di lavoro. Penso dal punto di vista organizzativo agli aspetti di nomina di quelli che ora sono i soggetti designati, cioè le persone autorizzate al trattamento e quindi le specifiche istruzioni a seconda che il sistema registri o rilevi in tempo reale, l'accesso logico a più livelli degli incaricati che accedono alle immagini, quelle sono tutte indicazioni specifiche, integrative se vogliamo, delle linee guida 3 e che sono senz'altro considerate come ancora in vigore quando entreranno in vigore le linee guida. Quindi sicuramente invece abrogate di fatto, perché ovviamente non esiste più l'istituto, sono le parti del provvedimento che implicano la richiesta del prior checking, l'interpello preventivo, che ormai è un istituto che è stato abrogato. Per esempio c'è un buco nel provvedimento, perché se io devo ai sensi del provvedimento richiedere l'aumento dei giorni di conservazione delle immagini oltre la settimana, il provvedimento dice che devo chiedere attraverso l'interpello preventivo l'autorizzazione al garante, l'interpello non esiste più, quindi mi dovrò fare una valutazione d'impatto e dirmelo da me se posso allungare i termini di conservazione. Comunque l'interpello non esiste, quindi quella parte del provvedimento è abrogata. E allora il problema qual è? È quello che per noi operatori si deve avere tre occhi, un occhio al GDPR, anzi quattro, un occhio alle linee guida 3, un occhio alle parti che rimangono integrative del provvedimento sulla videosorveglianza del 2010 e un occhio al codice della privacy nella versione vigente e coordinata col GDPR. Quindi il legislatore avrebbe potuto fare meglio, avrebbe per esempio potuto stabilire il rapporto giuridico tra atti del comitato e atti delle autorità. Ma in assenza di indicazioni dobbiamo procedere, e lo stesso avrebbe potuto fare il legislatore nazionale, che invece ha determinato una grande confusione con quell'articolo 22,4, con quel principio deflagrante, restano in vigore se compatibili col GDPR, mentre all'articolo 20 e 21 ha stabilito il rapporto di successione e di abrogazione per le autorizzazioni generali, aveva detto entro 90 giorni il garante provvede e il garante ha provveduto. Oppure aveva fatto l'articolo 20 sui codici di deontologia settoriali che sono stati aggiornati. Sugli altri provvedimenti generali, silenzio assoluto e criterio assolutamente rilasciato alla buona volontà degli operatori, il criterio della compatibilità con il GDPR. Sì, ed effettivamente il provvedimento del 2010, ma penso anche a quello sugli amministratori di sistema, sono quelli più interessati da questo aspetto molto critico che giustamente sottolinei. Ah, certo. Internet sui luoghi di lavoro, ma ce ne sono tantissimi altri. Penso a quello che tra l'altro si va a intersecare con le linee guida sulla biometria, il provvedimento generale sulla biometria. Ecco, questi provvedimenti generali che il garante si era impegnato a censire nei due anni tra il 2016 e il 2018, dicendo questo è abrogato per certo, questo resta in vigore, ecco, in assenza di questo lavoro questo onere molto delicato è ricaduto sulle spalle di noi operatori. Tra l'altro, restando anche sul tema dei lavoratori, mi veniva in mente anche il tema dei controlli a distanza. Secondo te queste linee guida, perché più volte sottolineano che non prendono in considerazione la normativa nazionale, che insomma in Italia noi chiaramente abbiamo lo statuto dei lavoratori che dice che dà una disciplina molto, molto chiara sul tema. In questo settore intanto l'articolo 88 del regolamento delega totalmente il trattamento dei dati nel comparto lavoristico e previdenziale alle normative nazionali, salvo ovviamente il rispetto dei principi generali sul trattamento del regolamento. Noi devo dire che con la riforma del Jobs Act e quindi con il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori abbiamo fatto una scelta precisa, che è quella di delegare alla normativa, proprio la normativa sulla protezione dei dati, il rispetto delle norme più lavoristiche sul controllo dei lavoratori. Mi spiego meglio.
quando il nuovo articolo 4 dice al comma 3 tutti i dati che tu hai raccolto dai monitoraggi che hai svolto attraverso gli apparecchi del comma 1, quindi quelli per i quali è obbligatorio l'accordo sindacale, tra cui la videosorveglianza, o i dati che hai raccolto dagli strumenti per i quali non c'è assoluta necessità di accordo preventivo perché sono affidati al lavoratore, ex articolo 4,2 per lo svolgimento delle funzioni, bene, tutte queste informazioni e questi dati tu li puoi trattare lecitamente ad ogni fine, cioè ne puoi fare utilizzo ad ogni fine, purché hai dato A, un'adeguata informazione ai lavoratori, B, ecco qui la delega al comparto data protection, se hai rispettato in tutto e per tutto, lì si dice il codice della privacy, ma ovviamente il riferimento è alla normativa sulla protezione dei dati personali. Tanto è vero questo, cioè che il controllo dei lavoratori da argomento lavoristico è diventato precipuamente argomento data protection, che la sanzione per la violazione dell'articolo 4 dello statuto non è nello statuto, ma è all'articolo 171 del vigente codice della privacy, che dal punto di vista della tecnica redazionale ha un significato profondo. Quindi sì, il problema del monitoraggio di GDPR dei lavoratori lo delega la normativa nazionale, la nostra normativa nazionale, che è del 2015, ha già in sé tutti quanti gli elementi di rinvio al rispetto dei principi sulla protezione dei dati. Ovviamente il ruolo del garante diventa fondamentale, e per esempio dal 2015 sono importanti i provvedimenti in sede di decisione di reclamo, in cui per esempio il garante ha censito quali sono gli strumenti di lavoro, per esempio sul servizio di posta elettronica o sulla connessione a internet, è andato a fare in un provvedimento del 13 luglio del 2016 un censimento tecnico sulle parti del servizio di posta elettronica che sono, non prevedono l'accordo perché sono articolo 4,2 dello statuto, e parti di quello stesso servizio che non sono necessarie per lo svolgimento della mansione lavorativa e che quindi non rientrano nell'articolo 4,2 per altro verso. Quindi da questo punto di vista, ecco, sicuramente l'esigenza di aggiornamento del provvedimento del 2007 sul monitoraggio di mail e internet sui luoghi di lavoro è un'esigenza assolutamente sentita e che io stesso ho rappresentato più volte all'autorità in occasione di incontri o di conferenze. Ti faccio quest'ultima domanda, Alessandro, che già prima tra l'altro hai richiamato il termine che è richiamato dalle linee guida di 72 ore, che insomma mai si concilia rispetto ai termini che già conoscevamo del provvedimento 2010 delle 24, 48 ore o una settimana per i tempi di conservazione dell'immagine naturalmente. Come dobbiamo considerare questo termine soprattutto rispetto all'obbligo di effettuazione o non di una valutazione di impatto? Allora, sui termini le linee guida non si dipattono, si differenziano molto da quelli a cui eravamo abituati. Ora, le stesse linee guida parlano anche di 24 ore, fanno l'esempio, se tu hai installato il sistema di videosorveglianza per la verifica di un danno in un certo momento e quel danno non si è verificato, dicono le linee guida 24 ore può essere un termine congruo. Poi dicono, senza indicare il termine cronologico, affermano che per altre esigenze o finalità che tu avrai documentato nel documento, per esempio per la tutela del patrimonio o per gli atti di vandalismo, si può allungare di qualche giorno, se scritto così, il termine di conservazione. Quando poi devono dare delle indicazioni precise, lì il termine base diventa 72 ore, il che è anche logico rispetto alle chiusure del weekend di uffici o di locali sottoposti a videosorveglianza. Io ritengo che dal punto di vista pratico termini di conservazione, intanto sono un primo elemento, dobbiamo giustificare il perché abbiamo scelto un sistema di videosorveglianza che registra e non si limita a rilevare in tempo reale. Nel momento in cui abbiamo deciso, anche attraverso lo svolgimento della FIA e la redazione del documento, che quel sistema registra le immagini in modo legittimo, sui tempi di conservazione io ritengo che a seconda delle finalità e a seconda del luogo e a seconda della natura dell'attività, tempi di conservazione che vanno da un minimo di 72 ore a un massimo di una settimana non comportino eccessivi problemi, ma mentre poi questi termini li vogliamo allungare, che ormai spesso si allungano negli operatori in termini di 30 giorni o addirittura di 3 mesi, quasi considerato ordinario, allora lì no, bisogna fermarsi, bisogna fare la valutazione di impatto e spiegare il perché si va oltre quei termini. Ma fino a una settimana, secondo me, le criticità non ci sono. Questo non vuol dire che sto dicendo che le immagini come termine minimo si possono conservare per una settimana.
sto dicendo che le linee guida ci autorizzano una conservazione per 72 ore, diciamo abbastanza come opzione base di partenza. E a seconda del contesto, della natura e delle finalità si può arrivare senza criticità particolari a una settimana, ma poi ovvio che le vere e proprie criticità si verificano a partire dal superamento della settimana. Ti ringrazio molto per queste precisazioni, non ci resta che aspettare il documento definitivo. Ti devo ringraziare perché ecco, i nostri ascoltatori avranno sentito che, oltre a essere chiaramente un stimato collega, un professore universitario, sei anche diciamo, un divulgatore molto generoso e non è una cosa diciamo frequente. E l'invito a seguirti su LinkedIn, dove devo dire dai sempre tutta una serie di suggerimenti e di osservazioni molto interessanti, e su, dicevamo anche sul tuo canale YouTube, dove insomma ci sono dei video dove appunto con grande generosità insomma ci sono delle lezioni che è raro trovare diciamo in questa materia, quindi mi permetto insomma di fare questo invito ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio molto. Allora non mi resta che salutare te, ringraziarti ancora Alessandro e salutare i nostri ascoltatori per la prossima puntata di Speciale Adeguamento Privacy. Buona giornata. Buona giornata a tutti. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.